Ragazzi, fare una base sull'isola non si è dimostrata un'ottima cosa, no? Lascia stare il mio banner. Ok, l'ho messo e vedete adesso l'area in cui posso costruire. Salve a tutti ragazzi! Se non siete ancora iscritti, premete il tasto iscriviti adesso e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui di nuovo su Colony Survival, o meglio, quello che era Colony Survival, perché adesso sì, si chiama ancora Colony Survival, ma ha avuto un aggiornamento così grosso che probabilmente potrebbe non sembrare neanche più lo stesso gioco. Andiamo infatti subito a creare un nuovo mondo, perché con tutti gli aggiornamenti che ci sono stati, in particolare questo, il mio mondo principale, quello dove ho fatto tutta la serie di video, non è più, diciamo, del tutto compatibile, perché hanno aggiunto talmente tante cose che probabilmente il meccanismo che ho creato per la produzione dei vari oggetti sull'altro mio mondo non funzionerà più. Forse, non ne sono sicuro, ma siccome voglio ricominciare Colony Survival e probabilmente nel prossimo episodio vedrete un ospite speciale, ho deciso di fare un nuovo mondo. Andiamo a far spawnare i mostri durante il giorno, perché hanno aggiunto le guardie anche diurne. Perché prima, se vi ricordate, le guardie stavano sempre lì in piedi giorno e notte, non andavano mai da nessuna parte, stavano lì, facevano il loro lavoro e basta. Adesso non è più così. Durante il giorno, se noi mettiamo appunto che i mostri possono spawnare durante il giorno, ci saranno quelle che stanno col turno di giorno e durante la notte quelle di notte, perché hanno aggiunto addirittura 9 tipi di mostri diversi. Non ci sono più solo gli zombie normali, ma da quello che ho letto ci sono 9 tipi di mostri diversi. Potrebbero anche essere lo stesso zombie con 9 vestiti diversi, ma questo lo andremo a vedere. Oh mio Dio, da quanto tempo è che non vedevo un mondo di Colony Survival. Oh sì, però l'audio è un po' Ok, possiamo prenderci un po' di legnetti iniziali, ci prendiamo anche delle foglie che potrebbero tornarci utili, perché le foglie servono adesso, ragazzi. Un sacco di materiali che prima non servivano a niente, adesso, ragazzi, sono utili e servono a qualcosa, evviva! Prima c'erano un sacco di materiali che tu dicevi, ok, ce li ho, e quindi? E quindi adesso hanno un senso, perché finalmente hanno aggiunto un sacco di cose nuove. Adesso cercherò di farvele vedere in questo video, ma tutte non credo. Quindi mi raccomando, ragazzi, se volete vedere un altro video di questo gioco, riempite questo di mi piace. Se siete curiosi di vedere il prossimo episodio con questa persona, adesso devo cercare una zona. Ci serviranno tutte queste cose, da quello che ho visto. Poi magari mi sbaglio e sto facendo una figuraccia, ma per il momento dovrei stare sicuro. Perché allora, finché voi non mettete il banner non spawnano i mostri, quindi sono abbastanza sicuro finché non metto il banner. E il banner non voglio metterlo in una zona piana come l'altra volta, ma se trovo una bella montagna oppure un'isoletta, che per me sarebbe un sogno fare il mio regno su un'isola, dato che tanto adesso le dimensioni del banner in cui possiamo costruire sono notevolmente ridotte. Là c'è un'isola, ragazzi, però è un'isola senza assolutamente niente. Vabbè, andiamo sull'isola, vediamo se riusciamo a far qualcosa. Magari ci costruiamo un ponte per arrivarci sull'isoletta, che ne dite? Facciamo di legno adesso il nostro ponte, perché è inutile che lo facciamo di materiali troppo pregiati. E adesso continuo a costruire il ponte e noi ci vediamo dall'altra parte. Ok ragazzi, si è fatta notte, io ho finito di costruire il ponte. Mi ero dimenticato quanto fossero prolungati i tempi di costruzione su questo gioco, perché sì, ho fatto il laboratorio e l'altra costruzione nello scorso video, ma erano costruzioni piuttosto piccole, e adesso fare un ponte così lungo mi ha richiesto abbastanza tempo. Però direi di cominciare subito. L'isola non è grandissima, ma neanche lo spazio da me è disponibile, quindi adesso credo che piazzerò il banner una posizione piuttosto centrale, perché se non sto attento poi mi vado a sprecare parte dell'isola. Anche se quell'isoletta là era più carina, perché vedete che c'ha gli alberi e tutto, qua non c'è assolutamente niente, però diciamo che mi agevola la costruzione. Il problema sapete qual è? Che se dovessi coltivare qua sopra sprecherei praticamente la maggior parte dello spazio disponibile, quindi dovrò fare forse qualcosa di sotterraneo. Adesso vedremo. Per il momento non facciamo cose troppo grosse, perché non è il momento, non abbiamo le risorse necessarie. Tra l'altro mi servirebbe pietra e robe del genere, e dovrei scavare un bel po' per trovarle sull'isola, ma non ci facciamo demordere da ciò. Il banner, allora, cominciamo ad allargarci tipo di così. Facciamo una sorta di sala madre dove ci saranno i primi letti, le prime cose e il banner, ovviamente. Oh, sta finalmente diventando giorno, ragazzi. E io ho finito il legno. No, ce ne ho raccolto prima, ce ne ho qui e ce ne ho qui. Ma mi raccomando, se davvero volete il ritorno di una serie di Colony Survival un po' ad episodi un po' più regolari rispetto
a quel video che state ricevendo adesso, perché ci ho fatto un video mesi fa, uno qualche settimana fa, e potrei farne più spesso se so che a voi piacciono veramente tanto. Ok, siamo arrivati qui, adesso facciamo i... gli outpost per le guardie, perché dovranno sempre salire e scendere, non si può più fare come prima e lasciarle sempre su, perché come vi ho spiegato adesso le guardie possono essere intercambiate giorno e notte, quindi facciamo due spazi per le guardie. Ottimo, e adesso scegliamo dove mettere il banner. Io non lo metterei subito al piano terra, vorrei metterlo un po' più in alto, quindi se adesso io mi studiassi una sorta di salita, finisco di costruire tutto ciò e noi ci rivediamo tra poco. Ok ragazzi, ho appena finito di costruire questa sorta di primo castello, se così si può definire. Non è proprio un vero e proprio castello perché è fatto tutto di legno ed è solo di un piano e mezzo, cioè il piano terra, e al secondo piano niente, perché non ho ancora messo il banner, volevo metterlo insieme a voi. Ok, l'ho messo e vedete adesso l'area in cui posso costruire. E mi sono mangiato un pochino l'isola, nel senso che da quella parte lì va anche bene perché ce n'è rimasta poca. Però lì ho preso un po' di acqua di mare e un pochino di... l'isola me la sono persa da quella parte lì. Adesso però cosa dobbiamo fare? I letti ovviamente. Per fare un letto abbiamo bisogno di planks e straw, che sono quelle cose che servivano prima, ma anche i copper nails, che sono appunto dei chiodi di copper. Ce li abbiamo. Me ne posso fare uno solo? Dannazione, ho bisogno di altri di questi. Probabilmente di altre planks anche. E possiamo fare altri letti. I letti non li possiamo più spammare come prima, avete visto? Bisogna stare un attimo attenti perché qua le risorse sono abbastanza scarse. E anche per fare i letti non è più come, così semplice come prima. Quindi al momento facciamo un piccolo dormitorio al secondo piano. E dovrebbero arrivare mostri da un momento all'altro. Probabilmente spawneranno anche sull'isola, adesso non ne sono sicuro perché ho visto che l'area è molto stretta. Però siccome ancora non ho messo alcun colono, vero, i mostri non dovrebbero arrivare. Però posso cominciare facendo delle guardie. Ce li ho io i cosi per le guardie, allora ho due sling che sono le nuove armi, perché hanno aggiunto anche nuove armi. Ok ragazzi, ho finalmente capito come devo fare per fare le guardie adesso. Dato che non c'è più l'oggetto che voi posizionate per fare le guardie si fanno in questo modo. Adesso noi andiamo a fare tasto destro con il command tool, mettiamo guard, mettiamo slinger, guard, night time, slinger, e abbiamo quelle di notte. Facciamo un berry farmer per cominciare, lo facciamo appiccicato qui, che così abbiamo più... ah no, vedi, devo metterci la... non si trasforma più in terra come prima, devo proprio mettercela io la terra. E io non ho terra, dannazione. Aspettate ragazzi, devo andare a fare una spedizione e prendere la terra. A quanto pare non si trasforma più in terra quando voi andate a coltivare, ma dovete andarvela a prendere voi. Ottimo ragazzi, adesso andrò lontanissimo a prendere la terra, perché altrimenti rimango senza cibo subito. Ragazzi, fare una base sull'isola non si è dimostrata un'ottima cosa, no? Lascia stare il mio banner, lasciate tutti stare il mio banner, perché praticamente ho visto che gli zombie arrivano anche da questi lati qui non protetti, e adesso non li facciamo più fuori con un colpo e non hanno nemmeno più la maglietta. Guardate che brutti. Sto per finire già i colpi di sling. Oddio. Oddio. Ok. Ok, ho tenuto al sicuro la mia zona. Forse la guardia non è il massimo che stia lì. Probabilmente non deve proprio starci lì, perché come potete vedere, sì, ce n'è uno che arriva da là. Ce n'è uno, però non usano il ponte per entrare. Sti qua camminano sull'acqua, perché l'acqua non ha un livello così alto. Quindi guardate, arrivano zombie ovunque. Lasciate stare la mia base. Ci sono persone che dormono qui. Oddio. Tra l'altro non capisco perché l'altra guardia non stia andando a lavorare. La sling ce l'ha, quindi non capisco perché non stia andando a lavoro l'altra guardia. A meno che non abbia tolto la guardia notturna e abbia lasciato quella diurna. Signorina guardia, perché se ne sta a dormire? Signorina guardia. Ah no, perché? Cioè ho tre coloni per tre lavori e non ho abbastanza coloni per un altro lavoro. Oddio, sta ricaricando. Ok, ha colpito, perfetto. Mi serve un altro letto, assolutamente. Devo trasformare questo in questi. Ok, ora dovremmo poter fare altri letti. Un letto. Uno. Solo uno ne possiamo fare. Allora, andiamo a posizionare questo lettino prima che sia troppo tardi. Siamo di giorno, sta diventando di nuovo giorno, quindi dovremmo essere un po' più al sicuro. Anche se vi ricordo che ho messo che gli zombie possono spawnare anche di giorno, perché sono proprio masochista a un livello estremo. Allora, quando ho cominciato a coltivarmi i miei cespugli di bacche, che adesso serviranno anche per altre cose,
E qua dovrebbe andare a fare il prossimo colono, qualcosina, esatto, adesso ci sta andando. Se vedete verde così è perché mi fa vedere la zona in cui posso costruire. Io qua non posso costruire cose funzionanti, mentre qui sì. Al momento sembra così. Allora, c'è una guardia, c'è la produzione di cibo che è appena ricominciata. Ci manca qualcosa, direi forse di vedere se riusciamo a scavare una miniera. Scendiamo e andiamo a vedere se riusciamo a trovare della pietra, perché su quest'isola a quanto pare non c'è la terra, quindi non possiamo coltivare. Gli zombie arrivano lo stesso attraverso il mare, quindi è un problema. Alla fine quest'isola si è rivelata più che altro un flop a livello proprio pratico, quindi cerchiamo almeno di vedere se riusciamo a prenderci questa pietra e dovremmo farcela. Poi probabilmente ci metterò qualcuno a scavarmi la pietra in modo che abbia sempre dei materiali per costruire, e anche perché adesso la pietra serve per i colpi delle sling, dato che non hanno più gli archi, o meglio possiamo fare anche gli archi ma sono molto più costosi. Adesso noi le guardie ce le facciamo con la sling, e la sling ha bisogno di pietra per i proiettili. Direi di farli dall'altra parte i campi di grano, ma se volete vedere un continuo di questa serie lasciate un bel mi piace, anche per vedere chi è l'ospite che ci sarà nel prossimo episodio, e commentate dicendomi se vi piace l'idea di un ritorno di Colony Survival adesso che è stato notevolmente cambiato. Ancora non vi ho fatto vedere tutto perché allora ci sono un sacco di armi nuove. Questa è la mia prima piccola base e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao.